Marco Lentini, dopo la pausa estiva, riprende l'attività agonistica. Avete già affrontato una bella trasferta a Torino? Sì, diciamo che dopo prima della pausa estiva avevamo fatto l'ultima tappa di Youth League, che era una Coppa del Mondo, e avevamo ben figurato in quella gara lì facendo delle medaglie. E diciamo che dopo la pausa estiva, allenandosi continuamente verso i nostri obiettivi, siamo ripartiti con la trasferta di Torino, che era una gara segnalata da parte della Commissione Attività Giovanile in vista, diciamo, dei prossimi mondiali ad ottobre in Turchia, dove noi aspiriamo ad avere i nostri atleti convocati in nazionale. Voi già da diverso tempo avete atleti nel giro della nazionale ed è sicuramente anche un motivo di soddisfazione. Sì, è un motivo di soddisfazione, ma sappiamo benissimo quanto è difficile confermare il posto in nazionale, perché ci sono altre atlete contendenti. Diciamo che in questa trasferta di Torino, dove ci dovevamo confermare, ci siamo riconfermati con Emma Colletti nella propria categoria, dominandola, e Irene Marturano nella 59 juniores, dominandola anch'essi. Andrea Danna ha fatto un bellissimo bronzo, che fa ben sperare anche a lui di mettersi in carreggiata per poter andare a svolgere il campionato mondiale in Turchia, come dicevo prima. Oltre a questi mondiali in Turchia, i prossimi appuntamenti che cosa prevedono? La prossima settimana, cioè venerdì, partiremo per la Croazia al 10° Open di Croazia. Anche questa è una gara segnalata dalla Commissione Attività Giovanile. E per noi è anche un buon test in campo internazionale, dove possiamo confrontarci, diciamo, con altri atleti di altre nazionalità, dove lì con le nazionali testeranno lo stato di forma affinché possano poi valere ad andare al campionato mondiale. Quindi una gara dove ci saranno i migliori atleti d'Europa a testare le proprie nazionali, e quindi per noi è andare a testare effettivamente uno stato di forma. Oltre alle ragazze che adesso sono plurimedagliate, c'è un vivaio che cresce di giovani. Il vivaio si cresce, c'è anche un ragazzino esordiente che ha fatto bene anche a Torino, ha fatto un quinto posto che ci sta stretto, perché ha perso la finale per il bronzo. Abbiamo visto margini di crescita da parte dei ragazzi, e abbiamo anche la fortuna di avere, diciamo, questi atleti di elite dentro i nostri club, dove sono sicuramente dei modelli di prestazione a cui seguire, e quindi li ammirano molto, li seguono e cercano di imitarli in tutto e per tutto. Come considerazione generale, quanto è difficile seguire questi circuiti internazionali in Croazia, in Israele, in Spagna? È difficilissimo ai fini organizzativi, ai fini logistici, ai fini soprattutto economici, perché noi non abbiamo nessun supporto da parte degli sponsor o gente interessata a poterci sponsorizzare, diciamo, eventuali competizioni. Diciamo che in autonomia tra di noi, come una vera famiglia, cerchiamo di risparmiare in tutto e per tutto e cercare di fare le gare che siano giuste per il miglioramento loro a livello prestazionale, ma soprattutto per le ambizioni che ci siamo da tempo ormai dati. Come ultima domanda, l'obiettivo dei mondiali sarebbe un sogno avere una medaglia. Intanto speriamo tanto di averceli convocati in nazionale, già è una grande vittoria averli in nazionale per fare il mondiale. È ovvio che noi lavoriamo e abbiamo fatto tanti sacrifici e continuiamo a fare tanti sacrifici per far sì che i ragazzi poi possano veramente realizzare i propri sogni e vincere chissà una medaglia al campionato del mondo. Per noi non è tanto difficile, nel senso ci crediamo, perché comunque i ragazzi hanno partecipato in tutte le tappe di Coppe del Mondo, Youth League, non abbiamo partecipato, abbiamo vinto medaglie d'oro, abbiamo vinto medaglie d'argento, medaglie di bronzo, e io penso che la Youth League è ancora più difficile di un campionato europeo o addirittura mondiale, perché mentre negli europei e nel mondiale ci sono un atleta per nazione, nelle Youth League ci sono 3-4 atleti che si contendono un posto in nazionale per tutte le nazioni.
nazionali che partecipano. Quindi non ce ne sono solo uno dell'Italia o uno della Spagna, ma ce ne sono 3-4 dell'Italia, 3-4 della Francia, 3-4 della Spagna, che tutti cercano di primeggiare affinché si conquistano un posto nazionale. Quindi andare lì e vincere anche delle medaglie in queste competizioni di circuito così difficile e di alto livello mi fa ben sperare per i mondiali.